It's gonna take you back to the past. To play those shitty games that suckass you'd rather have. A buffalo. Take a diary and dump in his ears. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vivi Giappone per questa semi-maratona di Natale. Almeno 3 ore oggi facciamo. Buon Natale a tutti. Vacanza, giorno di vacanza ho preso. Non per fare la live, però visto che ci siamo, facciamo pure la live e vediamo un po', vediamo un po'. Il mondo qua non è vacanza, quindi il mondo va avanti, quindi magari a un certo punto ci andiamo pure da qualche parte. Ciao Azzonani, mi dispiace per l'influenza. Tagliato pure il capello. Andiamo. Giriamo, ciao. Buon Santo Stefano, sì, da me. Da voi è ancora Natale, quindi è ancora la live di Natale. Vediamo un po'. Non camminiamo, forse non conviene neanche prendere il treno, perché tanto poi si spreca più tempo in treno che in altro. Auguri a tutti, ciao Bastardelt, ciao Nicola. Siamo sbarbati, sì, ho fatto barba e capelli ieri. Sto pure un po' imbriachello. Mamma mia, la barba è una goduria incredibile, quando fanno col panno caldo. Buon Natale. Non mi sembra che tocchi di farci fuochi artificiali al Capodanno, non è proprio una cosa da Giappone, poi non lo so, magari qualche parte li fanno. Grazie Prince, bentornato, grazie per l'abbonamento e auguri. Merry Christmas. Andiamo, questa passeggiata rinvigorente, pronta a portarci all'inizio e alla fine dell'anno. Ciao Gesù Cristo, ma no, non è Gesù Cristo, ancora arrivato, ciao Gerico. Ho letto Gesù che ci segue, nato proprio oggi, 2021 anni fa, no 21, ormai 22 anni fa, guardate qua che bello. Ciao Andrea. No, non è festa, ho preso io un giorno di vacanza. Ciao Alberto, come cantava Giovanotti, un lunedì di vacanza dopo un anno di lavoro ci stava. Sì. Per tu esaurire ti sei vestito al Babbo Natale e poi ci assomigli, vabbè, praticamente quasi, sì. Una domanda: posto più lontano dove sei andato a fare live? Va a Tokyo. Senti, se pensi in questa zona, era andato a Shogama. Fino a Shogama che sono arrivato. No, non è festa, in Giappone 25-26 in verità è solo una scusa per andare a mangiare e bere, ma da là è pochi intimi. No, oggi è stato, noi la gente, cioè, lasciamo carburare un po' la situation. Sì, la voglia qua a Natale, la voglia già, ciao Light Dragon, sì, è già bello che è sparito. Mo già stanno pronti per Capodanno. Ciao Good, 5 bicchieri di vino bianco, bravo, così si inizia la giornata bene. Stai bacchiato, sai. Andiamo. Oggi ci abbiamo tempo. Mitica sempre la basilica di Santo Stefano fatta di plastica, col font di Word 95. Ciao Good, buon Santo Stefano. Ma tutto quel vero per farmi fare la scoppiata? Non lo so, no, non voglio sapere. Per ora si va avanti. Sono addestrato da anni e anni di bevute
in Italia, in Giappone. Grazie a IRL forse, faccio un sacco di passeggiate. Con le IRL mi tengo in forma. Anzi, arriva il freddo, ora di mettere i buoni guanti, è tutto bagnato per posare il gimballo. No, ammazza, birra sì, non è meglio del vino secondo me, assolutamente. Ah. Eh sì, fa freddo, eh sì, ancora i geloni, se no. Yosh. Ha nevicato? No, alla fine no, ha nevicato soltanto la settimana scorsa, un giorno per qualche ora, poi basta. Ma io vengo in Giappone stolto da passare anche per Okinawa. C'era andato Okinawa. Mi è piaciuto, ma serve la macchina per Okinawa, eh. Indubbiamente serve la macchina. O se te ne vai in una. Magari te ne vai in una isoletta carina, bella, isolata, e va bene così, però per la città, per la zona principale, se ti sposti in macchina è un macello. Ragazzi, bevete responsabilmente, mi raccomando sempre. Bevete responsabilmente. Arriva il freddo, arrivano i venti. Ciao Crublo. Maria, che brutto il vento così. Sto continuando a giocare a High on Life, sì, di coso, il creatore di Rick e Morty, molto carino. Ah, c'è un sacco di vento. Ah, qua è una strada ventosa. Sì, è meglio noleggiare la macchina, assolutamente. Molto carino il gioco del creatore di Rick e Morty, ripeto. Mi sta piacendo molto. Ho avuto dei problemi con glitch grafici perché avevo spinto troppo la scheda grafica, che noia regge in verità, ma adesso sembra risolto la situazione. Ok, aspettate un attimo che vedo un attimo e che cazzo sistema. Adesso che riesco al scenone per andare a camminare, esatto, giusto. FVGL andiamo adesso con Aio. L'altra volta siamo stati a mia strada, ci siamo dovuti fermare, torniamo a Nagamachi e andiamo da quelle parti. Poi tra l'altro, vedi, azienda mia è aperta oggi, quindi ho preso io vacanza, ma andiamo dalle parti lontane, poi magari se ci scappa, se no arriviamo a piedi a Matsushima. Sarebbe una cosa allucinante. Dove si esco il corso di pizzaiolo, poi compiuto 18, fuori corso da Parma, ovviamente non sono tipo il mio sogno di partire in moto con mio padre dal 2003. Bel piano, carino, ci piace Andrea, un bel piano. Ti fai fare tutto il Giappone in moto? Bell'idea. Premium Malls. La migliore birra di questi dozzinari, la Premium Malls, secondo me, insieme alla Ebisu. Muy buona. E certo che sto in diretta, spaventa. Mica per finta. Sono in zona industriale, oppure ci sto anche in zone residenziali. Oddio, le zone residenziali non mi sembra, effettivamente non mi sembra, credo sia più una cosa centrale. Stai vedendo il video su YouTube? Bravo. Così dovete fare. Il Giappone a moto sarebbe figo. Sarei fatto in bicicletta il Giappone. Sio Scottex. Ok. Oggi c'è gente, raga, perché tra l'altro sono 7:30 e era il giorno lavorativo, quindi la gente oggi c'è in giro. Stranamente. C'è gente in giro oggi. Ma come si chiama sto posto? Acist. Se ci metti un R davanti diventa una parola brutta. Questo Acist. Chi cazzo l'ha chiamato Acist?
Oh, andiamo nel sottopassaggio, va. Vediamo, sperando che regga la telecamera, la ripresa. Si è preso il punto dei 5 giorni di vacanza? No, sono 10 giorni di vacanza che si accumulano, no? Già, cioè, sono già pochi ancora, però... come pizzaiolo mica è facile, eh? Allora, andiamo, andiamo. Esatto, becco Cicalone. Se uno vuole beccare Cicalone, va a termine, lo becca sicuro. Allora, guardiamo un po' qua il sottopassaggio, guardate qua il degrado. Guardate qua il degrado che ci sta qua. Sto di piombo. Fenda criminale. Già sta a perdere i segnali, ragazzi. Già sta a perdere il lagone, è lagone, raga, siamo sottoterra. Abbiamo laggato, questo. L'incuria del lagone. Siamo a 77, non siamo arrivati a 100 ancora. Ancora non siamo a 100. Ragazzuoli, guardate, se volete farmi un regalo di Natale, l'abbonamento è la cosa giusta, eh. Ti insulto, Exo. 97, ok. Exo, ti insulto. Niente, non va. Porra, baga, iero, bucurusti, curero. Bucurusti, iero, non curero. Ha detto una cazzata in giapponese. 97, molto bene. Muy bien, muy bien. Abbiamo un sacco di roba a casa, tra l'altro da mangiare. Oggi volevo andare magari a fare una cosa fuori con Ciaru, ma abbiamo troppa roba. 108, perfetto. Molto bene, molto bene. Ci siamo. Sto aspettando di fare una live lunedì, per questo siamo in pochi. Ma no, ma mo arriva, arriva. Gente, ma è Natale, raga. Arriva, arriva. Tutti che finiscono di mangiare e di beve, 109 come ci puoi, siamo quasi, manca uno per arrivare al numero giusto, è vero, io vedo 108, anche io. Ok, Sakurina si era svegliata, tra l'altro mamma non si era svegliata. Ah, mi ero scordato con sorelle da mettere nel video, ogni volta escono queste cose con sorelle. Me lo sono scordato questo, peccato. Con sorelle, tanto non si finisce più se no. Buongiorno. C'è chi non si aspetta di trovarti in live di domenica sera, e vedi, vabbè, quello è che raga. L'unica live sicura è quella del venerdì notte, poi il resto è tutto in dubbio, quindi così è. Con sorelle, ragazzi, senza fratelli, con sorelle. Ok, siamo passati ieri. Sono le 7:33. Ci vuole 109, Robby Rosso. Che bel posto. Muy bello. Sono suore che gestiscono, può essere. Può essere pure. Le cosce monache, le cosce de monaca. Riesci a fare con quella voce che fa tipo riuscire i nostri impavidi eroi ad arrivare alla destinazione? Intendi quella un po' da istituto luce? Certo, ma non adesso magari. Cioè, c'è tutto questo, sashimi, sushi, grill, tempura, soba, c'è tutto questo. È uno di quei posti, pochi posti in cui c'hanno tutto. Buon Natale, anti-nerd. Sì, secondo me stanno, se vediamo, ormai già hanno tolto tutto Natale, e dopo passiamo in città. Secondo me sì. Andiamo, va. Yam, ya. Buon Natale, mister. Buon Natale, mister Joe. Andiamo, va. Andiamo dove ci eravamo fermati l'altra volta. Abbiamo
al fiume e poi continuiamo l'avventura. Contiamo. Buonasera, buon Natale a tutti. Buongiorno a tutti, buon Natale. È Natale, si può fare di comic e tapiola, comic and spaghetti and pilaf. Ok. Ok. C'è pilaf anche di Dragon Ball. Vabbè, ma il pilaf è un piatto di riso, non mi ricordo di che paese. Buon Santo Stefano, ciao Mister Giù, ciao a tutti. Se andate tutto bene, fa freddo, ma si sopravvive. Tutto bene. Ah, nel San Angelo Alemagna ovviamente, come la tradizione, c'è il vento che soffia a 1000 km orari. Grazie mille Lello, buon Natale, ho ho ho, quanto tempo Lello, 8 mesi, riesco a girare la telecamera? Non riesco a girare, niente, grazie Lello, non riesco a girare la telecamera oggi, grazie mille Lello, è un piatto di riso, un coscevolo tipico della Romania, Romania, Turchia, Medio Oriente, un po' da tutto allora, grazie mille Lello, scusate non riesco a girare quei guanti che dovrebbero girare, ma non fa girare niente. Siamo passati, ieri siamo andati da 24, abbiamo fatto la cena a casa, ho fatto la zuppa di pesce, poi il già ghiacciata la strada, poi il 25 siamo andati da a Huatari e io per una cosa o l'altra ho perso il treno e... però sono arrivato in tempo, abbiamo mangiato bene, il mio amico Taguya stava assolutamente sfondato, loro sono 2 settimane che non riposano mai al ristorante e stanno parecchio, stanno sfondati quelli. No, niente panettone ancora ormai, anche perché sono rimasto molto male che non c'era il panettone da Caldi, che di solito ce l'aveva sempre. Non l'hanno preso proprio preso, mi sa, sta botta. Molto male, molto male. Grazie mille Massi, io ci riesco a girare sto gol. Ah, ce l'ho fatto oggi. Grazie a Lello e grazie a Massi per l'abbonamento. Grazie mille. Christmas cake mangiata, delusione totale. Quest'anno anche, ragazzi, di Christmas cake ogni anno sono veramente una delusione. Stavolta pure lo vedrete il video, lo dico anche in video. Sembrava tanto buona, poi dentro c'era un mappozzo enorme di... non so se si scivola, di pasta di mandorle, non si sa perché c'era un mappozzo enorme di pasta di mandorle che appesantiva tutto. Oh, mazza che si scivola, cazzo, oggi devo mettere le cose oggi. Il panettone a casa ci aveva provato, chiaro, ma è difficile, il panettone a casa è difficilissimo. Ah, ma siamo 134, mica Mario, dai, la prendo sempre al solito posto. Sì, ma la ordino da Mamitsukoshi, però fa, collabora con vari posti che la fanno, questa volta era dell'albergo Westin. Si scivola dappertutto, no, si scivola, poi me ne devo mettere le cazzo di le Lambert, cioè, come si chiama? E se oggi c'è 20, cioè, fanno 3 gradi, fanno 3 gradi, 3 fottutissimi gradi. Camminiamo con calma, se no qua se spacchiamo la faccia. Molta calma, fanno 3 gradi. Mica cazzi, eh? Mi devo mettere le Perry Ellis, mi devo mettere, come si chiamavano quelle? Le Perry Ellis erano quelle catarrate, catarrammate, scatarrate.
Ma il sale lo butto nel sale, ma c'è ben... a volte sì, dipende. Erelli Kelly, pensavo pure quelle da bambino, non erano Erelli Kelly. Ecco lo Baekje Man di cui parlavo l'altro ieri. Nemico di Anpanman. No, oggi non è festivo, ho preso io vacanza perché volevo farmi la 3 giorni classica di Natale di vacanza, quindi ho usato un bonus vacanza. Tanto quello che devo fare per quest'anno l'ho fatto. Ho chiuso tutte le cose che devo fare quest'anno al lavoro. Ho altri 2 giorni al lavoro, cioè domani e dopodomani, e poi stanno una settimana di vacanza. Ma quello che devo fare, ho fatto, ho organizzato il viaggio a Dubai. Ho preso l'albergo, ho mandato i pacchi, ho fatto tutto, raga. Le cose che devo tradurre le ho tradotte. Stiamo una crema, raga, stiamo una crema. Vado a Dubai una settimana, sì, dal 28 al 2. Oh, se riesco, ma dubito perché è per lavoro, quindi non penso di riuscirci. Un Vivi Dubai ci starebbe bene, eh? Però la vedo molto difficile. Eh sì, la vedo molto difficile di riuscire a fare Vivi Dubai. Magari il video sì, perché senza che faccia il commentario, magari faccio tutte varie riprese a Dubai. Ma non è che non credo di riuscire ad andare a vedere Burj Khalifa, non credo di riuscire ad andare a vedere le cose principali, però, perché ripeto, devo stare là per lavoro, però. Mi metto là, faccio i video senza commentario, poi dopo ci metto il commentario, il video potrebbe uscirci fuori. La live la vedo difficile, quella settimana, insomma, 2 settimane purtroppo salteranno perché vado da sabato a sabato, quindi credo forse riesco a fare quella di sabato, forse prima di partire. No, vado con un collega. Esatto, a Dubai lancio il videocorso sul giapponese in Lamborghini, esatto, sul dropshipping in giapponese. Grazie mille Leoncino, o è un regalo di qualcuno perché ultimamente non mi dà la cosa dei regali, ultimamente non mi dice quando sono dei regali, grazie mille Leoncino. Ma a Dubai, ma sta a Sendai, esatto, Sendai non ricevi se vai a Dubai. Grazie Leoncino. Sono tutti regali, da parte di chi? Perché non mi dice che sono regali? Tutti da buon principe, grazie mille Prince per i regali. Ringraziate Prince allora. Grazie mille Prince. Allora, prezzo della benzina ora come ora. Sono regolare 164 yen al litro. Magnum è quella semplicemente alti ottani, immagino 176 yen al litro. E il gasolio 146 yen al litro. Questo è il prezzo della benzina il 26 dicembre 2022. Sono 10 ore d'aereo circa. Grazie Teocane, non so se è un regalo, ma grazie Teocane. E a prescindere, purtroppo veramente Stream Elements non mi dice dei regali. Io non ho capito perché. Più basso. Vabbè, ma ragazzi, io non uso la macchina, ma se dovessi usare la macchina per me è come se fossero 1,64 euro, 1,66 euro, 1,46 euro. È esattamente quello il concetto per me. Anche Good ha regalato, grazie Good. A me purtroppo non mi esce la cosa del regalo. Grazie mille. Ma nessuno si abbona, raga. No, abbona, nessuno fa il follow, raga. Siamo 162, lo so che è Natale, che siete stanchi, che siete abbuffati. Questa è la domanda di panettoni con la cioccolata, cosa? E non vi viene da cliccare il follow. Ma siamo 162, questi 162, 73 non sono follower del canale. Basta un piccolo click, 5 millesimi secondo e siete in Giappone direttamente nel palmo della vostra mano. Per voi è gratis, io sto qua al freddo, al gelo, come Gesù bambino a fare la live. Per voi un piccolo click, 10.000 km di distanza direttamente nel palmo della vostra mano e siete in Giappone. Mi raccomando. No, siamo a Sendai. Ma questa che è? Una preparazione atletica, vedete? A Natale si mangia il KFC. Grazie Luco, grazie per l'iscrizione, vedete? Basta poco. Che ce vo'? Basta poco, che ce vo'? Bravo Luco, un piccolo click per voi. Un grande aiuto per me.
Vedete? C'è lei che fa, disegna, lei che canta, lei che produce canzoni e lui che fa preparatore atletico. Il Coli, grazie mille. Bella Dave, sono tirato alla fine, solo ci ho preso nel sake e nel whisky, alla fine mi ha regalato un lui e uno scotch, che è una buona cosa, bello. Sigarette più vendute in Giappone? Non lo so perché non fumo. Saranno i Marlboro. Ragazzi, potete scrivere YouTube, ricordatevi di passare YouTube. YouTube continua a ostracizzarmi, faccio 7 iscritti e me ne toglie 7. Ormai è una guerra continua, ma ce la faremo, andate a iscrivervi su YouTube, mi raccomando. Tutto il pollo KFC, sì. Tutto pollo KFC. Oh, guardate che bello però questo Doraemon di pietra, carino questo. Queste sono tombali però, non so quanto sia carino averlo a casa, però è molto bellino il Doraemon lì, ma cioè, li pagano i diritti questi? Andate a scrivere su YouTube, mi raccomando. Andiamo, andiamo. A Sendai si usa, ma io purtroppo ormai ceno prestissimo perché c'è la bambina, quindi non conta molto. Ma in Giappone si cena per 6-7 mediamente. Te lo metti sulla lapide, Doraemon, sì. Io ai 7 ceno. Vado a dormire alle 10 ormai. Hanno aggiunto Doraemon di pietra nel server. Dove? Dici nel server qui di. Nella Real Engine, perché il Giappone è vero, non è, è tutta una simulazione. In Unreal Engine 5. Ogni tanto glitcha. Ogni tanto glitcha. Santi Edoardo ha detto alle 18. Alle 18, oddio, cioè, va bene anche alle 18, ma la gente finisce a lavorare alle 5 e mezza, 6, 18 è troppo presto. Chi è Edoardo? 18 la gente manco sta a casa però. Spesso e volentieri, eh. Ma quella sembra fatto un bel Natale con Sakurina, prima a casa, il primo giorno, il 24, e poi a Watari. Beh no, in Italia io un po' più cenavo alle 8 e mezza, eh. Pure alle 9 a volte in Italia mangiavo, eh. I locali sicuramente il primo giorno, però vai a mangiare alle 7, 6 e mezza, 7, sì. Vabbè, Edoardo, professore universitario di Kyoto. Vabbè, se lui ha la vita più rilassata, non so, le 6 mi sembra troppo presto, sinceramente. 6 è troppo presto. Per dire, anche io che finisco presto, io finisco alle 5 e mezza, ma finisco presto il lavoro. La gente spesso va il turno di lavoro ce l'ha dalle 9 alle 6 di pomeriggio, quindi o va direttamente a mangiare, vabbè, ci sta, oppure se parliamo di mangiare a casa, tempo che va a casa. A voglia di. Grazie Yultan per l'abbonamento. Ah, Diario di un Papà in Giappone, lo conosco. Evidentemente lui c'ha ritmi più easy, qua è più verso le 7 quantomeno. Grazie mille Yultan74 per l'abbonamento. Merry Christmas! Lavoro in un'azienda giapponese, faccio varie cose. Tante cose. Stai tornando sul fatto delle 6, oddio, se poi vai a casa per dire dei miei code, dei suoceri samurai, loro sì, loro alle 6 ce mangiano, per l'amor di Dio, perché cioè, hanno pure una certa età, vivono più in campagna, quindi dipende, per me è più 7. Letto al Monte Fuji, il monte. Non lo so, sono tutti e due belli. E questo questo cargo abbandonato, che sai che cazzo c'è qua dentro? Sai che c'è qua dentro? Benvenuto Carlito. Raga, non siate timidi con quel follow, eh? Non siate timidi con il follow, cioè, abbiamo ancora 2 ore e mezza che non followate? Vi perdete questa grande occasione di followare? Tra l'altro, come uno scemo, non ho caricato al massimo il gimbal, quindi potrebbe essere un problema. Benvenuto Conte Salvini.
Auguri Stefano, grazie a te, auguri a te. Ho caricato al massimo il cazzo di gimbal. Questo dovrebbe essere un problema più avanti, ma dovrebbe reggere però in teoria. Cazzo, là stava scivolando, eh? Ciao Vormax, auguri. Ricordate che quanto è esclamativo YouTube, andate a scrivere su YouTube, subito, eh? Vabbè, sennò diventa una live destabilizzata a un certo punto. Il cellulare ce l'ha la carica, senza problemi. Come si scivola qua. Come si pattina. Buongiorno, puro Zen. Che bello qua. Entriamo con rispetto. Siamo sui 3 gradi oggi, eh? Oggi sono 3 bei gradini, belli freschi. Mangio sempre quando capita, altrimenti vado in schiscetta, te fa la cosa, eh? Non ho power bank, no, io sono famoso per non avere power bank. Sì, ho fatto l'università, ho fatto triennale e magistrale alla Sapienza in studi orientali, poi c'ho il master, poi un'altra magistrale qui in Giappone, in storia del pensiero giapponese. L'altra volta ho messo le foto della mia laurea del 2011 a Roma, e parlando, passati tanti anni da quando mi sono laureato, bla bla bla, a un certo punto uno scrive: perché, che vuol dire che sei laureato? Che vuol dire? Che mi sono laureato, ho detto. Perché per laureare bisogna laurearsi per andare in Giappone? Ma che c'è? Cioè, tipo stupito, tipo, perché ti sei laureato? Cioè, ma che vuol dire? Che c'entra? Tornerai alla vita all'università squartirato? Tornerai alla vita universitario con la borsa di studio? Assolutamente sì, bella vita, altro che. Ho fatto, volevo farti una domanda riguardo il mio nickname, l'uso, l'ho scelto tanto a caso su un genitore, Cora, dipende, non è sicuramente, non mi vengono parole, sicuramente qualcosa che si può scrivere con Cora, cioè, ma non mi vengono parole in generale adesso in mente, però sicuramente qualcosa che Cora con la O lunga potrebbe starci. Benvenuto Tony. Hai letto, sì, Prince? Studi orientali, fai. Tu scegli una lingua orientale e su quella poi studi la lingua, la storia, la letteratura, un po' di tutto, dipende poi da dove la fai. Con la terza mia poi vieni in Giappone, poi un bel viaggio si può fare. Ciao Tony, il mio migliore. Abbiamo acquistato i biglietti per Tokyo maggio 2003, sono troppo felice. Dai, Albano, mitico idolo Albano, bello comunque qua. Ad aprile sera, già pure Arturo dici, ma si sì, studiava, sapeva lo spagnolo, mo se sta a fare questa cosa da poliglotta, quindi che Arturo, fa bevi un sacco di video, sta a fare un sacco di salutazioni. Vedi, questa è una di quelle volte che non è una caspitata, non diciamo parolacce, che siamo dentro il santuario, no, un tempio qua, perché questi sono gli ombrelli del santuario, del tempio, no, il santuario, e te questi te li puoi prendere e poi cioè se piove li prendi e poi li restituisci, questo è vero, cioè c'è scritto però che è del tempio, però è una bella cosa, una bella cosa davvero. No, no, in gamba Arturone, ci abbiamo fatto un saio, era durante la magistrale, io l'ho conosciuto, grande amico, andavamo sempre a beve a San Lorenzo, erano un sacco di cose. Oddio, chi ha riscattato live in giapponese per un minuto? Aspetta, ma inizio, good, il suo corso ancora non l'ho provato, mi ha chiesto di fargli un po' di pubblicità, ma io ancora non, cioè io la faccio volentieri, ma devo ancora un attimo capire come funziona il suo corso non corso, quindi gli ho detto: Artù, prima vedo un attimo e poi casomai ti faccio pubblicità. Benvenuto Kufrud,
L'accento tonale come le no, io parlo come Magno, non uso accenti particolari. Torieto, il pun, codomo, una mausoia, rubechi da cara. Ciodo San Giuro, pun da cara, San Giuro, una fumate. Ero, ah, racte nigos. No, basso da ne, quello va. Come cimeno basso da ne, official basso da. Ah, solo solo, nia quinta, ine. なんかフォローしてください。フォロー、いいね押してください。難しいよ、難しい。え、ファスビンダーどうしたの？何？ファスビンダーさん18ファスビンダー、何をしろ、何、なんか悪口、挨拶何ですか、何を呼ぶべき、何をしろ。お、ライブ？まだ？あ、彼だね。まあそう、あと10秒で終わるけどね。あと10秒で終わりますから。ああ、いや、それは違うんだね。どうしてファッションアメリカの、ジャパンスで俺が、あ、私はダビデです。お、ありがとうございます。お、いや、寿司大好きです。みんなこうはなすよ、アメリカ人。ゆっくりしてるね。電車あれで、bello qua, c'è il trenino. Il trenino così. Insomma, mi dico Arturo, mo gliela faccio la marchetta volentieri perché è un grande amico, ma prima devo un attimo capire. Arturone sa fare i bei numeri pure lui. Si è saputo reinventare molto bene. Ve l'avevo anche consigliato nel video in cui dicevo che non so fare TikTok, che lui lo sa fare TikTok. Apposta l'abbiamo già preso, ovviamente quella stile luce, ah, pure quello live anni 50. Arturo giapponese con Kallama si chiama la pagina, molto bravo, un amico mio. C'è una ragazza giapponese, durante la pensione mi ha detto Watashito Boro, cosa? Ah, Chris, dubito fortemente che ti abbia detto una traduzione maccaronica di non rompermi le palle. Dubito fortemente. Arturo il Kiwi. Sergio, ora vivo in UK, ma vorrei provare a trasmettere il consiglio per andare. Grazie, punto esclamativo, devo lavorare. C'è il video in cui spiego tutto quello che so. Punto esclamativo, devo lavorare. E andate a iscrivere pure. Arriviamo al fiume, eh? Sì, Arturo sta insegnando un sacco di lingue al figlio. Bravo, bravo, forte Arturone. Kumbha, faceva sempre Kumbha. Che stiamo a fare, Kumbha? Ammazza in macchinetta, eh? Kumbha, diceva Arturo, dice ancora Arturo. Fai come Oliver, ti dà la magia, poi un salutone a Oliver, buon Natale. Ah, eccola la 500, il Natale. Ah, la Abarth addirittura. Il Natale è salvo. Il Natale è salvo. Il Natale è salvo. 500 e anche Abarth, quindi top davvero. Questo c'è la roba d'Okinawa. Okinawa. Cristianità salvo. Siamo salvi là. La famiglia tradizionale italiana è salva, per fortuna, dai. È il 26, sì, però da voi ancora no. Altri 2 minuti è ancora Natale. Quindi non ho attraversato le strisce, questo è stato brutto. Quindi ragazzi, se volete fare abbonamentino come regalo di Natale, se mi volete fare regalino, dovrei mettere tipo, che so, 500 abbonamenti e vi regalo, non lo so, un ramen. Voglio diventare, ragazzi, vogliamo superare Blur a livello di abbonamenti, vogliamo diventare, io voglio diventare il primo in Italia per risultati e guadagni. Facciamo questa cosa. Arriviamo a 30, a 60.000 abbonamenti. Benvenuto Robert T. Pure la panda c'era, non l'ho vista. Non l'ho vista la panda. Superiamo Blur in abbonamenti. Ecco il vento comunque, eccola. Il venticello. Fate poi.
una sola da 200, mica Mario. La maschera non sta allentando qua, purtroppo. Purtroppo non sta allentando. Ma questi, che scelte di design sono queste? Guardate questo Royal Heights con la Y tutta sfonnata sull'archetto a buffo. Che ci doveva passare là un gigante? Che c'era sta cosa? Il top in Italia da sette anni? Chi? Io o Blur? È un love hotel? No, è un posto dove si vive, come si chiama? La mansion? Big Mama Land. Fischia, tutte Big Mama là. Ok, qua siamo nella zona residenziale. Oddio, si scivola qua. Sono 5 anni fa a Tokyo, ci sono stato un paio di volte, mi hanno fermato dei tizi a fermare i proprietari di consumare. Sì, queste cose succedono, Chris, se perché sei andata a coso. O ti è successa a Roppongi Hills, o ti è successa a Shinjuku magari. Nonna Arzilla. Or nonna Bajangiaru. Non attendo io, solo ti devo cagare in giro. A Shinjuku, vedi? Pongi è anche pregio. Pongi è anche pregio, anche peggio. Roppongi. Nonna Rinzilla. Aranzilla. È il 26, è finito il Natale. Finito il Natale, ragazzi, anche in Italia. Volevo fare i regali di Santo Stefano. Qua non c'è un cacchio. Ragazzi, in giù stai dalle parti di Kabukicho. Stai a Kamurocho. Potevi incontrare anche Majima e Kiryu. Dove sono andato la prima volta in Giappone? Sono andato a Tokyo, abbiamo fatto un mese a Tokyo in una scuola di lingua a Shibuya. Io fermo Waseda. Tutto molto bello. Tutto molto bello. È veramente divertente. Mi si vede a tratti? Ah, sta calando un po' il. Sta via. Mi sa che era un po' buco nero qua. Grazie mille Exo per l'abbonamento, per il terzo mese di fila. Buon Natale, Merry Christmas. Merry Christmas. Ah, qui siamo in un mezzo buco nero, mi sa. Siamo in un mezzo buco nero, mi sa, qua, in questa zona. Siamo in un buco nero. Ok. Oh, qua si può attraversare senza rotture di scatole. Da paura. Sono mai stato a Monte Fuji. Io non sono assolutamente fan delle scalate. Vorrei andare a vedere Monte Fuji, ma da lontano, perché io veramente freddo e scalate non vanno a pari, non sono tra le mie cose preferite. Quindi non ho questa grande passione, diciamo, da scalare il Monte Fuji. Ma chi te sei in culo? Sozzone. Scherzo, eh? Era un glitch di Matrix. Che è Kapao Rice, che è questo thailandese? Kaosoi, beh sì, questa è tutta roba thailandese. Mangiare, eh sì, c'è scritto in thailandese. C'è scritto. Un glitch di Matrix. Buon Natale, Victor. Buenos, mitica Buenos. Che ricordo, l'abbiamo scoperta per caso, è invece un'ottima pizzeria, veramente ottima pizzeria, pizzeria Buenos. Pizza Whale è il modo comodo di portare la pizza, giusto, non è sbagliato. Sempre pizze, costano pure poco, una margherita 1200 yen L, che è la taglia normale, ma la fa grossa, eh. Quella con le salsicce è ottima, ragazzi, c'è una cosa buonissima. Veramente buono Buenos, bravo Buenos. Esatto, giustamente, Monte Fuji visto la vasca di terme calde. Questo è il Reptile Club, ragazzi. Hachirui Kurabu. Si sa che sono tutti gli animaletti con cui giocare.
Vabbè, c'ha cose come la pizza maestro, qualche scivolone ce l'ha pure Buenos, però mediamente è molto buono. Buenos è molto buono. C'è il venticello qua, cerchiamo di toglierci dal vento. Non so più bello dove sono stato, sicuramente a Minami San Riku, c'è anche il video, non mi ricordo il titolo del video, però è uno dei belli, lo trovi comunque sul mio canale punto esclamativo YouTube, andate a scrivere su YouTube subito. E molto molto bello, non, tra l'altro un ryokan, cioè l'onsen di un ryokan, perché il ryokan è l'albergo, l'onsen è l'onsen, che ha salvato tanta gente durante lo tsunami, perché quella zona è stata devastata dallo tsunami, purtroppo è proprio male male male, brutte cose proprio. I salari man camminano sempre l'estate, una volta entrati in loro edifici nel TV si smaterializzano nel Matrix, si trasformano in energia fotonica e grazie ai meccanismi magici si rimodellano e creano nuovi salari per ripetere il ciclo. Ma no, non è così, perché semplicemente qui questo è una simulazione in Unreal Engine e i salari man semplicemente il modello viene tolto dalla RAM, il modello del Saruman, che rimane poi in T-pose in una parte della mappa, pronto poi a uscire a spammare, a spawnare in un'altra zona poi il giorno dopo. Esatto, su emergenza solare, fatti tanti, sì. Buon Natale, milanista morente. Ha nevicato a Sendai, ha nevicato un giorno, pensavo di fare il bianco Natale, invece no. Non ho fatto il bianco Natale. Oh, siamo scesi un po', 186, potevamo arrivare a 300 oggi, ma non si sa ancora, c'è ancora 2 ore di live almeno. Se regge tutto, la baracca qua. Speriamo bene. Devo ricaricare, perché non ho ricaricato. Che streamer seguo su Twitch? Qua seguo Darione, seguo Player Inside, seguo Caverna. Sono loro bene o male. Che seguo. Ma non passo tanto tempo su Twitch in verità, perché altro interazioni amichevole, proprio perché sono amici, mi guardo la live, mi piace, sono bravi, però oltre a loro non seguo molta gente, sinceramente. Andiamo, ci abbiamo messo un po'. No, come RIP? Oh. Ah, RIP nel senso RIP, retire in progress. O RIP che è morta la live. RIP lo seguo su YouTube però, non su Twitch. Cioè, sono iscritto al canale suo qui, ma lo seguo su YouTube più che altro. Mister RIP. È molto bravo. Socio Samurai ieri ha mangiato, no, ha mangiato la pasta, però è la pizza e la porchetta, direi che è abbastanza. Non sono riuscito a fare il video perché è stata una serie di casini, sono arrivato tardi. Ieri non capivo più il giapponese, adesso ho avuto un momento di cervello completamente morto. Grazie mille De Camino per l'abbonamento. Grazie mille. Iha! Come fa? Lo fa come Blur, così lo fa. Arriviamo a 60.000 abbonamenti. Per tutto c'è pure la simulazione la Real Engine, allora lo sai anche tu e quindi noi tutti siamo guardando. Io certo, no Chris, hai frainteso, io sono un VTuber, questo è il mio avatar, io streamo da Roma, questo è il mio avatar e... fa un VTuber, questo è il mio VTuber. Dice, potevi farti un avatar VTuber più figo? E tamena, poi vengo sgamato. Quello è. Ah, continuiamo. Che scemo, dovevo caricare il cazzo di Osmo. Ho ferro da Oliver e i suoi fans. Cazzo, qua si scivola, Siamo tornati al ponte di Baracca. Siamo tornati
La beltà. Benvenuto Gabbo. Siamo a Sendai. Che bellezza, siamo tornati finalmente, ce l'abbiamo fatta. Oggi notte, I'm restrained, quindi la famo tutta con calma. Ai brutti torno con la metro. Se si scarica il gimbal, famo tutto senza gimbal. Bella luce oggi, eh? E buon Natale! È il momento di fare lo spammino. Ragazzi, guardate che bello, controluce, siamo 199, di questi 199, 99 non sono follower del canale, basta un piccolo click, 5 millesimi secondo e siete in Giappone, 10.000 km di distanza del palmo della vostra mano, ad orari improbabili, ma chi invece porta la mattina, grazie Camino per esserti iscritto, ah prima avevi fatto l'abbonamento e poi l'iscrizione, grazie mille. Punto esclamativo YouTube, se volete seguirmi su YouTube, oltre 800 video sul Giappone, dal Giappone, dall'alba dei tempi, dal 2008, andate a vedere, c'è di tutto, interviste, curiosità, storia, cibo, cultura, eventi, di tutto, andate a seguire su YouTube. E se volete farmi un regalo di Natale, perché a Natale un abbonamento, bit, siete degli eroi, non siate timidi, cresciamo insieme. Perfetto, spammino fatto, non funziona più. E continuiamo. No, in Giappone forse le vacanze al samurai è troppo per lui, secondo me. Loro non sono abituati a fare viaggi molto lunghi, per niente proprio. Illuminato dalla luce divina, sì. Passiamo. No, là è tutto contro luce però. A me non funziona più lo spammino, è morto, è sepolto. Ho veramente raggiunto l'entropia. Ragazzi, potete scrivere a YouTube, veramente, se volete farmi, non volete fare l'abbonamento, se volete fare un regalo di Natale gratis per voi, andate a iscrivervi su YouTube, pigliate un video qualsiasi, commentate, guardatevelo. Punto esclamativo YouTube, se volete farmi un regalo di Natale che non sia l'abbonamento, andate sul canale YouTube e scrivete al canale YouTube, fatemi sto regalo. Ma non è in pensione? Sì, è in pensione, ma loro non girano. Ciao Nobunaga, sei Ciro, quanto tempo con Ciro non ci vediamo, non sapevo fossi diventato uno spammone su Twitch. Ma lo sai, Minotauro di Kyoto, ci ho messo 50 anni a capire che prima il tuo nickname era Minotauro di Chieti, e mi sa che me l'avevi pure detto e me lo so scordato. La Golden Week credo si sappia già, sì, non ho controllato, ma ci dovrebbe già sapere, a dir la verità. Si dovrebbe sapere. Questa è la zona dimenticata dal Signore Gesù. Che oggi non c'è Gesù oggi in chat, effettivamente è un giorno abbastanza impegnativo per lui. Suo compleanno. Ha battuto Avatar il bottino? Non lo so, ma immagino sì, in Giappone credo interessi molto più il film di Slam Dunk che Avatar. Io veramente. Chiodo è più il sito di Chiesi. La mia city preferita è Sendai. Oh, siamo arrivati a 200, gliel'avevamo fatta. È appena nato, esatto, appena rinato. Ragazzi, ricordate, punto esclamativo YouTube, andate su YouTube. Ora, comunque, visto che siamo abbastanza presti oggi, potremmo trovare un posto dove fare una mini colazione. Aspetta, zero sex walk, ma com'è possibile? Nobunaga, stai sempre qua. Buonanotte Light Dragon, buon Natale. Sono Studios Jav Sendai, immagino di sì, non ho ancora scoperto dove, ma penso proprio di sì. Immagino proprio di sì. Chissà dove, l'ho beccato una volta un Jav a Sendai, L'ho beccato, Benvenuto Nimanita, Nimattia, ciao Effer, perché 0 minuti? È tutto falsato, nessuno mi guarda, è tutto, non funziona direi, il libro, ma dovrei fare tante cose, ma è colpa mia infatti, c'ho famina, comunque, sì, c'ho un po' di famina.
Poi andiamo a mangiare i tacos. Il melon pan. Ma non è male il melon pan, non è tra le mie cose preferite. Il melon pan. Il ramen, se fa male la colazione col ramen. Ah. Se no sì, è messicano. Era messicano. Tornerai in Italia nel 2023? Spero di sì, per fare almeno un paio di settimane. Sarebbe anche il momento pure di portare Sagurina. Sagurina. Sempre sti corvi. Non mi follow a Monitor Vanzina, mi spiace. Non lo segna F, grazie mille, scusa, non lo so, cioè, ci sono dei glitch, probabilmente arriverà, si scatterà tra un po'. Cioè, ogni tanto c'ha Twitch, c'ha ste svarioni. Hai visto il video, la live, la next live su DS? Mazza, Little Nemo The Dream Master, giocone difficilissimo, molto bello, ma mai arrivato oltre il primo livello, mi sembra, da bambino. Gorvacci, si va a letto? Ma lo sai Chris che io gli avevo regalato la ciambella al tè verde al chip, nella puntata 5 di Lost in Tokyo. Ma ai giapponesi dell'Italia piace la cibo, il cibo, la pasta, ma a volte hanno un'immagine un po' confusa dell'Italia. Hanno un po' un'immagine confusa anche con la Spagna, oppure, no con la Spagna, con la Francia più che altro. Oppure un'immagine molto vecchia dell'Italia. Molto vecchia dell'Italia. Ah, qua è il degrado, ricordiamo. Qua è il degrado vero, l'abbandono. La burrata, buona la burrata, l'ho comprata ci ero ultimamente. Esatto, qua è tutto degrado. Questo sta qua da 5 anni, da almeno 10 anni secondo me, e nessuno ha fatto niente. Hanno chiuso sta struttura e mo c'è la gente che c'entra e c'esce, se droga, lascia la monnezza. È una situazione indegna. Guarda qua tutti i fazzoletti, guarda le bocce di plastica buttate così, guarda, è una cosa che qua nessuno fa niente, e questo poi crea una situazione per chi vive vicino che se deve vedere sta roba, e non è bello, capito raga? Quello è Gabibbo in Giappone, no non c'è però, ma no, stavo facendo l'imitazione di Cicalone. Di Cicaluan, mi dico Cicalone. Allora continuiamo perché poi c'era di nuovo, l'abbiamo già fatta questa cosa, mangiato KFC? No, per fortuna no, però il pollo l'ho mangiato, ma non fritto, ho comprato un super pollo arrosto, non male, non Mario. Oddio, mi ha preso lo starnutite. Oddio, cazzo. Aspettate, sono un attimo nelle crisi. Oddio. Oddio, cazzo. Ah sì, il sogno negli occhi, dici? Il KFC ragazzi, ci ho fatto il video, raga. Ci ho fatto un bel video l'anno scorso che doveva diventare virale, non è diventato virale come sempre. Andate a vedere. Qualcuno linki per favore il video. Cazzo! Benvenuto lo pacchiotto. Capito? Non si fattura oggi si fattura, si guadagna e via. Che dici, cazzo, la magnata del KFC?
Ho mangiato il KFC? Ti è piaciuto? Non riesco a vedere niente, tra l'altro. Non vedo niente. Bravo, non Narvilla! Urrrr! Vada con un bacio, Roca! Vada con un babada! Sotteremo! Solo Roji Homini che va in Gianica! Xamma! Grazie, raga! Grazie, raga! Ti insulto, pure Nobunaga! Che palle! Pure Nobunaga! Orra! Come un buono Nobunaga genetico! Tada non in secondo dice Oxo! Soyarro! Shinji mai! Modalità canora, ma che c'avete oggi? Andiamo su cammo, cioè Dragon Blue Sky de Hito Yume na Himitsu. Oh, il cagherò Dragon Blue Sky de Hito Yume na Kisaki. Oh no yo wa de ka itakara jima so sa ima koso adventure. Mune waku waku wa ai ga bishiri turu turi turu yume da utsutari kono yo no doko ka de hikatteru nare turu 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 kura ize janken pon panchi kame ame ha kono fuma no mashin de yo mashine. Let's fly, 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 makafushiki. Sora ottobe itatte kami okoe. Yami okoe, che dici? Let's fly, 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 dai boken. Fushigi na tabi ga hajimaru ze. Basta, basta. Deni idro, Dragon Blue. Kai de ito yume na imitsu. Oh, ikakero, Dragon Blue. Fatto. Akatsu, dove sei mangiato il pollo? Dove stai, Akatsu? L'ennesima nascita di Gesù che nasce da sempre. Mangiato da Cocolocci. Come si usa qui? Ah, Cocoicci. Che Cocolci, che ho letto io. Cocoicci, sei mangiato il curry, ti sei mangiato. Ti sei mangiato il curry. Ma posso attraversare? Andiamo la scoletta, facciamo il giretto come sempre. Pazza rosa quella, ma che hai scritto Mr. Joe? Yuyake koyake no akatombo owarete mita no wa itsu no hika. Ma che? Ciao, buon lavoro, uè. Vai a fatturare, figa. Buon lavoro. Oggi ho preso vacanza io, oggi mi vacanzo. Oggi non si lavora, oggi ho preso la vacanzina. Quasi quasi sta una... ci sta qualcosa, ci sta. Pure noi però facciamo qualche abbonamentino, figa, che qua mica si va gratis qua, E poi stanno quelli... Ah, ricordiamoci altre cose, ricordiamo, perché ci si scorda sempre. Allora, chi è abbonato, Charlie... c'ha l'accesso al gruppo Telegram VIP, che permette di essere dei VIP. E potete entrare anche al gruppo Telegram normale, chiunque può entrare, ma c'è quello VIP. E se avete l'abbonamento, chiedetelo ai mod, vi danno il link di invito. E poi YouTube, raga, andate a schia YouTube, come sempre. Se vi piace Instagram, non faccio vedere le cosce su Instagram, mi dispiace, però potete seguirmi su Instagram, faccio vedere tante belle cose. Appunto, iscrivetevi a Instagram.
per avere i re-upload integrali o quasi delle live già il secondo canale Vivi Giappone 2, no, Davide Bitti a nome mio, punto esclamativo YouTube 2, e ci avete il secondo canale, mi raccomando, e fate come vi pare. Sindaco Sendai non mi ricordo come si chiama, purtroppo non mi ricordo. Buon anno si chiama. No, il gimbal inizia a lampeggiare. Che scemo che sono stato. Che scemo. Ma come già lampeggia l'ultimo coso. Cazzo. Grazie Caputerimon per l'abbonamento. Grazie mille. Non ho power bank, no, io non sono mai portato il power bank. Vabbè, usiamolo finché dura, poi dopo faremo in un altro modo. Che scemo. Guardate qua, vedete tutto, sì. Abbonate qua e ci avete tutto. Che mi costa metterlo in ricarica? Ormai lo devo capire che quando scarico la prima tacca e scarica, le altre due durano un'oretta. Un'oretta e mezza, forse due, se siamo fortunati. E non ho portato nessun cavo, come sono scemo, sempre scemo so. Vabbè, in qualche modo faremo. Guardate, questo siamo tornati a quella. Ah, c'è anche chi è questo che fa basket, c'è anche qualcuno a casa oggi. Poi andiamo all'avventura, sì, alle brutte. Sarà un po' shaky, però potremo anche entrare in tanti altri posti così, quindi. Ricordiamoci che qua se sbaglio zona crolla tutto. Crolla tutto davvero. Guardate, tanto i falchi ci sono. Anna Falchi. Ma Anna Falchi è ancora in attività. Anna Falqui. Cibo più zozzone che ho mangiato in Giappone. Una volta ho fatto che era tipo un hamburger che era in mezzo a due. Un rotondino di camembert tagliato a metà e prende, no, che com'è? Comunque c'era tipo un intero camembert piccolino, però un intero camembert come topping, quindi questa hamburger allucinante con sto formaggio enorme spesso bello, mamma mia, però buono, cagacazzi, ma sempre quel classico Mendoxai, Atsutoka, Urusei Yatsu oppure un classico Bagayaro, Shitsukoi Atsutoka. Vabbè, il comitato la mattina. Ah, ci sta ancora, quindi fa l'imprenditrice, fa bene. Urusei Yatsura, molto carino sempre la mua, anche questa nuova versione di Lamb-chan. Boh, se ci sente Katsuya torna dal lavoro e scemena. Si sa perché odia la mu. Odia la mu. Katsuya sensei odia la mu. Urusei Yatsura parla di cagare cazzi, sì, e beh, lei. Tari! Taccia! Moshiroi taccia! Tari! Mi viene bene, Lamb-chan. Oddio, se scivola qua. Qui dai, c'è il segno di andare a casa da nonno, di riunirsi in famiglia, non mangiare, oddio, tantissimo. Ma così anche il giapponese prega un cazzo. Raga, caro Chris, per giovedì, ieri non segui. Pure qua c'è un coso intanto, pure qua c'hanno la cosa da basket. Si vede che non segui il canale su YouTube e quindi te ne andi a scrivere su YouTube. Perché in Giappone Natale è caciarone come il Capodanno da noi, potremmo dire un po' finto, una specie di finto San Valentino, oppure se va con gli amici a mangiare, oppure una cosa vista un po' come una cosa d'amore, se no. Invece Capodanno si fa come Natale da noi. No, non fanno la tombola in Giappone, l'abbiamo fatta noi però una volta. Quello è. Natale, scrive qui YouTube. Non si può giocare là, vedete là, non si gioca.
Ma no, ma il doppiaggio in italiano, ma che non serve, dai, cioè, è tanto carina la voce originale. Raga, io purtroppo, ripeto, doppiaggio, tutti artisti, tutti bravi, tutti simpatici, però meglio il doppiaggio originale. Capitano. Ah, dunque, ultimamente mi capitano tutte su Facebook, tutte pagine di ristoranti allucinanti dalle parti di Napoli. Uno non mi ricordo i nomi purtroppo, però mi ci sto angare là. Uno che porta praticamente sempre i vassoi enormi, queste tipo porzioni di pasta per queste feste di 18 anni, matrimoni, queste cose allucinanti. E coi fuochi, ci mettono i fuochi, ci mettono tutti i casini, ma c'è la kinderata, fanno delle cose, una cafonata incredibile, però ci vorrei troppo andare. Invece c'è un altro tutto super, diciamo così, che sta là e fa: io ti faccio mangiare con 50 euro, io ti faccio mangiare la frittura mista di Paranze, poi ti ci metto un capitone bello fatto al forno che ti si squaglia in bocca, che proprio lo fanno qua vicino, fatto una cosa così. Poi ti do un pezzo e carne che te lo metto al forno, te lo faccio tutto morbido che ti piace a te, una bottiglia di Galianico, te lo metto due e poi ti ci metto pure il dolce in un babà grosso a così, ma aspettiamo, tutto così, fa tutte così, tipo tutte, la gente chiede, ma se ti diamo 50 euro in due, 100 euro in due, veniamo in 20, a uno troppo bello, ma fa troppo ridere. Cioè, tutto uno gli ha scritto tipo: siamo in 20 con 100 ore a persona, che ci fai a cena? Questo è partito tutto con gli occhi spiritati, non si sa perché fa. Con 100 euro venite la mattina, vi porto a fare colazione del posto migliore a Napoli, poi vi andate a fare un giro, vi andate a vedere Castello dell'Ovo, andate a Lungomare. Tornate a pranzo, vi faccio mangiare la pasta coi cozzi, la pizza. Poi tornate, vi fate un giro ancora, vi portiamo a fare l'aperitivo e poi a cena tutto pesce. Che cazzo è? La gente che scrive nei commenti: questa non è una cena, è detta cena del sequestro di persona. Ciao, buonanotte Hendrix. Buonanotte Mister Joe. Carito, in Giappone stavo sushi, kill è buono. E kill è vero. Tienimmo sushi. La pasta e cozze è buona però. Buona la pasta, patate, cozze e patate. Mi è venuto bene un po' l'accento oggi però, eh. Mi è venuto bene, chissà, vediamo. Io vi aspetto qua, venite a mangiare. Vi porto lo sushi, vi faccio mangiare lo sushi che manco l'imperatore do Giappone. O sushi, vi metto poi una tempura dei gamberi, una tempura di capasante, poi un po' di verdura che te ci squaglia in bocca. Poi ci mettiamo come contorno, ci mettiamo un paio di gyoza e lo sai che è, ti pulisci la bocca con un bel ramen tonkotsu. E poi a fine ci mettiamo pure no takoyaki, no taiyaki e no yakisoba per fare i tre yaki, ok? Voi venite da me, ci penso io a tutti quanti. Ma boh, basta, momento napoletano finito. Storia di Nasubi. Che cos'è la storia di Nasubi? Non la conosco la storia di Nasubi. Momento papelico, sì. Questo è un saluto a Caverna. Caverna online, caverna. Benvenuto il giù. Allora, fatemi fare però la napoletana, lo spammino. Uè, guaio, ma chi stamma a 200? Stamma a camminare into a Giappone a mezzanotte di Natale, da Santo Stefano, e non state a mettere manco un follo. Ma cosa cazzo vi costa voi mettere un follo? Voi che avete un follo, lo mettete gratis, premete sopra un follo. E io vi porto in Giappone, a rinta in Giappone, direttamente dal letto vostro, vi state tutto caldo, che mo fa freddo, vi mettete la copertina, io vi porto in Giappone direttamente in un palmo della mano, dovete mettere solo un like. Dovete mettere solo un follow, capito? Un follow che non ve come ha fatto Peppe. Bravo Peppe,
Peppa ha capito, basta un follow, è completamente gratis, non dovete pagare, non dovete manco una lira, manco un euro dovete pagare. Ma che cazzo non mettete a fare un follow? Ma che cazzo non è un problema del follow? Bravo Esk, bravo, e basta un follow. E poi se volete aiutare il canale, volete da, vi portate Davide, portaci qua, portaci là, voi fate un bel abbonamento, che l'abbonamento lo sai che potete fare, vi potete vedere tutte le live vecchie, c'avete tutti gli adesivini, tutti i belli emoticon dei vivi in Giappone, fategli vedere un attimo i emoticon dei vivi in Giappone, e in più c'avete pure l'entrata dentro il gruppo esclusivo, hai capito? Però intanto dovete mettere un follow, e se vi piace il Giappone, guaiò, e siete capitati nel posto giusto qua. Punto esclamativo, YouTube, c'è stanno, tengo oltre 800 video sul Giappone, dal Giappone dal 2008, che manco, no 2008 manco eravate nati, hai capito? E interviste, e il cibo, ti porto a mangiare la pizza, vi porto a vedere i fest patronali, vi porto a vedere Santo San Gennaro giapponese. Punto esclamativo, YouTube, andate là, voi scrivete, cliccate e mandate a scrivere, hai capito? Mandando dovete mettere sto cazzo e follow, hai mai capito qua? Qua buo? Bravo Chris, bravo! Ci porta a vedere cosa sfizioso, cara, chi sta a scuola? C'è stata a scuola, vedi, chi sta il liceo? Stanno tutti i guaglioni e guaglione che vanno a uscire qua a Sendai, E chi sta vanno qua? E se fanno tutta l'educazione, perché l'educazione è importante, e quindi chi se dove va là e c'è l'albero. Ma chi vuole far vedere un liceo giapponese? E dovete mettere un follow, mamma mia, ma San Gennaro che gli viene da piangere, non si squaglia, se non mettete un follow a Vivi Giappone, non si squaglia il sangue e sangue San Gennaro, capito? Voi volete non far squagliare il sangue di San Gennaro? Vabbè, basta, basta, un momento, è una parodia, Si scherza, si sghiera. Sushi già ricordavo, sushi d'oro, piezza buono, tonno, il buono, Quindi se squaglia in bocca. Tutti i piatti della giornata di Natale. Che hai fatto? Stai a pulire. Gennaro San, esatto. Esatto, Gennaro San. Gennaro San. Ah, ma chi è veramente la fine del mondo? Benvenuto a Fronte Schwan, Grazie per il follower. Vabbè, Fabrizio, benvenuto, non ti preoccupare, Fabrizio. Basta, Dio, mo sono entrato in modalità Napoli pesante. Grazie per il follow, Fabrizio. C'avevamo un grande cantante italiano, Fabrizio De André, che si è venuto a scrivere. Fate qua dal taxi d'oro, no, sono ancora nella zona, vedete, questo è il liceo. Proprio da, dai, questo è proprio da anime. Oggi non credo sentiremo, no, però oggi è lunedì, potrebbe partire la pam 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 pam, però è troppo presto secondo me. Sì, c'è ancora che va a vedere l'alba al primo anno. Assolutamente. Ci sono e come. Inoltriamoci, va. Però questa era la zona pericolosa. Andiamo a vedere quanto costavano le sigarette, va. Io non fumo, ma me l'avete chiesto pure le sigarette prima. Dobbiamo fare l'aggiornamento del paniere una volta ogni tot. E con le 7 Stars 600 yen. Chi conosce senza? Le Mevius 580 yen. Forte 460 yen. Philip Morris White 4,30. Queste sono terribili, ragazzi. Le Wakaba sono veramente pesantissime. Però non avevo provato le altre. Queste sono sigarelli. Forte. Non c'hanno le Marlboro, c'hanno queste al mentolo e basta. 600 yen. Echo Cigars Lark Winston. No, vedete un po'. Vedete un po'. Ne alfa senza filtro, sì. Le Benson & Hedges, come cantava quello, io scaldati dal calore di una Benson & Hedges. C'era una che era al liceo da me che si fumava
Qual erano tipo quelle mezze firmate, erano tipo proprio queste sigarette molto, molto fashion, non mi ricordo come si chiamavano, con la, il pacchettone bello grosso, tutto bianco o tutto nero, mi sembra c'era, con la scritta in oro, costavano tipo un fottio rispetto alle Davidoff, bravissimo Davidoff, che sa, credeva una cifra, se fumaste cazze Davidoff, c'erano tipo l'equivalente di 3 sigarette all'interno di tabacco, di nicotina, erano tipo, ti distruggevano i polmoni. Ste cazzo di Davidoff, non ricordo. Io per un periodo ho sfumicchiato, poi semplicemente non mi è fregato proprio più un cazzo, ho smesso. Ho smesso proprio direttamente, senza se, senza ma. Bello caffè, un carcio sano, vedi, ci ha cantato da Fabrizio De André, un suo grande classico. Mi sarebbe stranamente degli orologi. No, Chris, io mi dissocio da queste cose assolutamente. Mi dissocio assolutamente. Non sono d'accordo, mi dissocio, Chris. Mi dissocio, mi dissocio. Mi dissocio. Ma sa mangiare tagliacchi, se no, dove andiamo? A pian caffè, che facciamo? Siamo su 200, qua si sta a scaricare. Se no andiamo in di nascosto dentro IKEA. Però ma non si può fare, sicuramente da IKEA non ci fanno, ci fermano sul nascere. Ci fermano sul nascere. Qua siamo tutta zona residenziale, si scivola tantissimo, ancora non si è squagliato il ghiaccio. E se no, ma torno con la metro, mi sa, torno col treno, non torno poi a piedi, quindi stiamo un po' in zona. Speriamo qualcosa di carino qui a Nagamachi. Che è successo? Ma se ti va un cappuccino non ti impediremo di gustarlo. Quello sì, ma il problema è trovarlo un buon cappuccino qua che mi piace, se no. Porca miseria! Strade ghiacciatissime! Splash! Ma in Giappone sono le regole dei personaggi portati con i cognitanti? Oddio, bella domanda! Però no, perché bene o male col fatto del buddismo. In Giappone si brucia tutto, si crema tutto, quindi magari un caffè è una sfogliatella. È arrivato Gesù? Ciao Gesù, buon compleanno. Ormai è passato però per poco, da poco. Buon compleanno Gesù. Poi in Giappone a sud ci stavano i cristiani, sì, stavano in Kakure Christian. Cristiani nascosti, tutti i video che io pensavo di fare, poi non ho fatto, tanto ormai li farà Bob, tanto ormai ci pensa Bob a fare video su queste cose. Io ho sempre pensato, mo li faccio i video volevo fare i video sui cosi, l'avevo detto pure sugli Eta, sui Burakumin, non l'ho fatto, mo sicuro farà Bob. Su Minamata volevo fare video, l'ha fatto Bob, un saluto a Bob. Non fumate comunque, ragazzi. Mamma, questa andiamo. Andiamo, andiamo. Andiamo avanti. Salutone a Bob, bravissimo Bob. Non fumate, ragazzi, non fumate. Fa male, spendete soldi. Spendete tutto in alcol, scherzo, non bevete nemmeno. Prima c'erano 3 gradi, adesso finalmente si ragiona, saranno 5-6 gradi secondo me. Sta abbastanza ok. Si sta abbastanza ok. Neanche ho tanta fame, a dire il vero, però. Qui abbiamo bevuto il caffettaccio del combini. Mazza che sta, che c'ha. Usano ancora le parabole qua.
opzione contro la sbronza funziona. No, funzionano, sì. Non è che non ti fanno sbronzare, ma il giorno dopo. Cioè, alcune sono talmente forti che bene o male non ti sbronzi. Altre comunque non ti fanno star male il giorno dopo. Il che non è male. Cioè, ti fanno star molto meno male rispetto al normale. O molto meno male rispetto al normale, va bene. Bella, bella cosa. I vari Yukon Chikara, i vari e Parizè. Gesù, veramente hai passato un buon compleanno in Corea, ricordiamo che abbiamo scoperto che Gesù si è trasferito in Corea, non in Giappone come dicevano le voci nella mia testa. Ci abbiamo oggi Gesù Cristo e Fabrizio De André, siamo una chat piena di VIPs che si sa non sono morti, sono andati tutti su un'isola deserta e vivono tutti insieme. Avete incontrato George Michael questo Natale? Che dice di Last Christmas che ancora lo danno alla radio e ancora fa fortissimo, ci hanno fatto addirittura la challenge. Kim Jong-un, vabbè, no, Kim Jong-un è oltre, Kim Jong-un è divinità proprio oltre proprio, insieme a Elvis, sì. Hai visto che qualità la live? Certo, guarda qua, tutto cristallino, tutto sembra di stare qua. Grazie mille, prego. Dovresti vedere il canale YouTube, punto esclamativo YouTube, dovresti vedere che canale che c'ho, punto esclamativo YouTube, andate per scrivere. Andiamo. In verità c'è ancora, cioè, un'altra oretta ce la potrei fare. Non c'ho programmi, mangiamo a casa. Grazie Braxton. Braxton, va bene, Braxton. Braxton. Non c'ho tanto. Qua c'è spinacci. Mariah Carey mica è morta pure là. Povera Mariah Carey, mica è morta. Mariah sta una bomba. Mariah non deve fare più niente. Mariah vive assolutamente nella bambagia con quella canzone che basta quella. Questo paese viene detto visto come un dio mortale, bellissimo, artista e super carismatico. Ed è vero, perché tu lo vedi in maniera diversa. Assolutamente è così. È venuto Skull Lion Earth. Mariah, che appena arriva Natale, appena diventa novembre, Mariah se sfrega le mani e dice oggi pure si lavora domani. Veramente Mariah. Oh, Madonna sta messa malissimo. Io sono rimasto male per Gwen Stefani, che è un'altra persona ormai praticamente. Gwen Stefani è diventata tipo completamente un'altra persona. Santa, tell me if you really dare. Poi c'è stato per tutto Natale, metto, chiedo ad Alexa di mettere le canzoni di Natale. Justin Bieber giapponese, ma in Giappone c'hanno, sì, c'hanno tutti questi idolini, ma non è proprio da Justin, c'hanno tutti questi gruppi di idol, ormai pure vecchi, pure che c'hanno avanti con l'età, eh. Sono agenzie più che altro che tirano fuori sta gente. Sono cose proprio. Ho trovato un volo a cavallo tra marzo e aprile a 7,70, buono. No, va bene, con i tempi che corrono adesso a 7,70 va bene, eh. Con i tempi che corrono adesso ci sta tutto 7,70. E in Corea, vabbè, sono tutti Justin. Sì, sì, in Corea è molto più sto genere, ma molto più. Anche in Giappone va la roba coreana a bestia proprio. Incredibile proprio. La Corea si è, come dicevamo in un video con Spinacio, la Corea si è vendicata sul Giappone con la pop culture, perché ha completamente, cioè, fan della K-pop, della cucina coreana, dei drama coreani, sono tantissimi. Benvenuto Charmin.
sono tantissimi in Giappone e praticamente li hanno sconfitti così, secondo me. Hai visto Lazio, tutti che parcheggiano bene. K-pop, la Corea ha creato questo movimento che ha completamente sovvertito l'ordine delle cose anche in Giappone. Toncazzo di pollo fritto, tra l'altro qua c'è, tanto il toncazzo è maiale, no? Però qua c'è il toncazzo più buono che abbia mai mangiato, da un bel po' che non lo mangio, ma non lo mangio adesso perché sta ancora buttato da ieri. C'è questo ristorante che c'è il toncazzo più buono, ci ho fatto un video e non mi ricordo mai come si chiama, come si legge il kanji del ristorante, ramen toncazzo, in mezzo c'è, era tipo Q, era giù, non mi ricordo mai come si legge perché non lo vedo mai. Vedete? Qua c'è il mio, ci ho fatto la puntata comunque, raga. Questo fa un katsudon, più che altro fa un katsudon, ma quanto è buono il katsudon che fanno qua, è una cosa eccezionale, raga. Comfort Women è un bel problema. Benvenuto a Cross the Twitch. I troppi J-pop hanno avuto solo una breve periodo di tour europei per poi nulla. Sì, in Corea invece il K-pop adesso è, raga, è la vendetta della Corea, così si sono vendicati. Ma così va fatto, ed è uno che con i risultati si deve vendicare. È la cosa giusta. Il Giappone è sempre rimasto, lo dico sempre, è rimasto sempre troppo chiuso in tutto quanto. Dopo gli anni 80 al mercato interno. Con gli anime e i manga hanno fortuna, però per tutto il resto, la produzione di oggetti, di cibo, di macchine recenti, no? Con tutte ste K-car, ste K-jidosha, è tutto per un pubblico domestico. Si sono vendicati perché il Giappone mica si è comportato bene con la Corea, eh? Il Giappone, tra occupazioni varie, Comfort Women, ha fatto belle cose, c'è pure che si creeranno il Godzilla coreano, ma ci sta, per i vecchi ci stanno. Io su Radio Italia facevo un programma intitolato Sushi e Kimchi, in cui trattavano essere Jack e Colton, soprattutto era solo il segurano perché in Giappone non arrivava più nulla. È interessante questo. Anche con l'elettronica sono stati fregati. La Samsung, la, qual è quell'altra, la cosa? Qual è quell'altra marca coreana? Non mi viene in mente. Comunque sì, vendono molto di più. LG, no? La LG sono molto più di Sony. È quello Sparv. Cioè, poi c'era The Wire, tutto perdonato, per carità, assolutamente. Ciao Gianmarco, ciao Gianmi. Oh, siamo, bella passeggiata rilassante, tonificante, per sciogliere tutti i grassi delle cene, dei pranzi, che arriveranno tra un po' ancora di più, perché poi è Capodanno, ripeto, che si magna a bestia. Sì, le macchine rimangono forti, i giapponesi, è vero, però i cellulari pure, Cina e Corea se lo sono mangiato il Giappone, cioè. Il Giappone è stato avanti, negli anni 2000 c'aveva i cosiddetti, quelli posizionati di Karaké, c'erano cellulari che avevano tecnologie che erano avanti di anni rispetto all'Europa e all'Occidente in generale, però si sono fermati là, come sempre, c'hanno sti botti di qualità, botte di vita, poi però si perdono un bicchiere d'acqua. Questi avevano i cellulari a colori nel 2001, poi dopo, appena sono usciti gli smartphone, sono rimasti come la Nokia, sono rimasti fregati. Sì, gli orologi anche, ma nel 2022-23 ormai gli orologi pure sono una cosa di nicchia. Mondo videoludico, ma il mondo videoludico pure, tranne, cioè, nel senso, sì, Sony e Nintendo, per l'amor di Dio, bisogna pure vedere Sony a livello di gestione delle console recenti, chi le gestisce, perché la PlayStation 4 era stata fatta
da un designer americano tutto quanto, mi sembra. Credo anche la 5. Ma a livello di videogiochi, tranne poche eccellenze come Capcom, come ormai Kojima Production, la Konami è morta completamente, a livello tecnologico non vanno tanto, cioè sono sempre rimasti indietro pure a livello tecnologico, secondo me. Perché Shibuya con voi? Boh, vedremo, prima o poi quando torno a Tokyo una live a Shibuya ci starebbe. Proprio così. Però raga, è così. Il Giappone è sempre molto fermo agli anni 80, 90 come mentalità, inizio 2000. Però quello è Mark Cerny, vedi? Eh sì. Anche perché quando l'ultima volta che ci ha pensato la Sony of Japan hanno fatto la PS3, che era sì una bella macchina, ma era talmente un casino da programmare che per 3 anni sono rimasti indietro, sono fatti mangiare in testa dall'Xbox 360. E quello è il problema. Dicevi pure i mezzi di trasporto, sì, quello magari sì, quello sì. Però diciamo che lo sfavillante Giappone era fino a qualche anno fa, questa è la realtà. Questa è la realtà. Ma lo vedi anche sui social che stanno sempre un po' indietro a livello o c'hanno le cose loro. Cioè, ripeto, YouTube l'hanno scoperto bene, la gente normale l'ha scoperto. Oltre ai grandi youtuber, hanno iniziato a fare tutti YouTube durante la pandemia, ma ormai il resto del mondo andava avanti. I cartoni no, gli anime giapponesi sì, assolutamente, ma gli anime sono. Però se non stanno intenti. L'altra volta Chiharu. Adesso è uscito Lookism, no? L'anime di Lookism, che è tipo un webtoon coreano che parla della superficialità della società coreana. Però ha detto, ammazza, questo è un anime coreano, mo ci fregano pure gli anime, ha detto. Ha detto seriamente, ha detto, porca miseria, mo iniziamo a fare pure gli anime coreani, ci fregano pure quelli. Quello è. Ma che esce Castle, ma quando il remake, quando esce? Il remake. Lasciamo perdere che Bandai Namco Blue Protocol pubblicato da Amazon Games sta per fare un macello, globalizzazione. Tra l'altro come si chiama quella là? Tengen si sta comprando, come si chiama quella l'azienda cinese di software che si sta quella di coso? Di Genshin Impact, che si sta comprando tutto. Tutto si sta comprando. Sta comprando tutto quelli si sono comprati dei migliori case produttrici, migliori programmatori, c'hanno le azioni della Epic, c'hanno le azioni della Blizzard, tipo benvenuti la Tencent. La Konami ha preso un fucile, se l'è puntato sulle palle e ha sparato. La Konami ormai non conta più un cazzo, cioè la Konami ormai si fa i pacinco e fa le palestre, cioè ormai la Konami ha fatto veramente lo schifo. L'unica che regge, gli unici che reggono a botta, secondo me fatti bene, ovviamente c'è From Software, ma fa quel giochetto pasticazzo di Souls-like che a me non piacciono, e fa quelli e basta quasi ormai. Ora hanno detto che fanno un nuovo Armored Core, così. C'è la Capcom che fa ancora roba di qualità, e la Square altalenante, e chi ci sta oltre a loro? Maximum, io mi sbaglio, do le fake news, però sì, la Tencent si sta comprando tutto, ragazzi, una cosa allucinante. Ghost of Tsushima, però chi l'ha fatto? Mica è un gioco, non è un gioco giapponese. Ghost of Tsushima è ambientato in Giappone, ma non è fatto da giapponesi. Quali sono i grandi giochi giapponesi dell'ultimo decennio? Oltre ai remake, ai sequel delle serie che conosciamo, e vabbè, io i Dark Souls e cose così.
Adesso spero che esca dalla Cina perché lì affossano, se no. Ma che stai di? La Tencent è completamente, andando a vedere, sta praticamente legata al governo cinese, la Tencent, non uscirà mai dalla Cina. Benvenuto Sabri. Team Ninja, e che sta a fare il Team Ninja? La Koei Tecmo che stanno a fare? Fanno tutti i giochini, che giochi fanno? Fanno tutti i giochini. Fermi al 2008, fermi. C'è la cosa. La Namco, ecco, la Namco sì. Bandai Namco ancora ci sta a livello di AAA. La Sega, sì, ma la Sega è sempre altalenante. Io sono un grande fan della Sega, ma la Sega, cioè, fa più buchi nell'acqua che altro, a dire la verità. E l'ho detto prima, Capcom e Square Enix, l'ho detto. E From Software per quanto riguarda... Ma raga, ma voi non avete vissuto il periodo... Molti di voi non hanno vissuto il periodo dei 16, 32 bit, anche 128 bit. Cioè là il gioco era, i videogiochi erano giapponesi, tolti quelli per PC come id Software, Blizzard, Valve, ma i giochi più fichi, raga, erano giapponesi. I giochi con la grafica più bella erano giapponesi, i giochi più interessanti alla fine erano giapponesi. Periodo Super Nintendo, Mega Drive, PlayStation Saturn, Nintendo 64 e poi PlayStation 2 era al top. SNK Playmore pure, ma che sta a fare? Ha cambiato gestione 50 volte, prima se la comprano in Corea, poi se la comprano gli arabi, poi fanno i giochini che sembra che sono usciti da cellulari. Io dico, tanta tristezza, Poi disse che i giapponesi non so, dice, ma chi ha detto? Ora capisco perché, non so, ma non è, però, vabbè, non è questa, non credo sia così, però... Esclusive Sony, quali sono le esclusive Sony giapponesi? Tu dimmi quali sono le esclusive Sony fatte in Giappone. God of War è giapponese? No. Forbidden West, cosa? Horizon è giapponese? No. Ghost of Tsushima è giapponese? No. Quali sono? Last of Us è giapponese? No. Che c'è di esclusiva Sony giapponese? Anche il remake di Demon Soul non è fatto in Giappone. E questa è la realtà, raga. Sogna anche il giapponese? No, è quella, è così, raga. Tutti. Death Stranding, sì, perché Kojima per fortuna ha deciso di non arrendersi e fasse. Però non è neanche più esclusiva, quindi vabbè, però. Per fortuna Kojima, dopo tutto il casino. Buon Natale Claudia, grazie mille. Quello è Japan Studio, poi sì, richiudono pure, mazza il vento. È un peccato ragazzi, perché veramente io molti volte ho ritrovato i PDF di alcuni console mania, benvenuto Upper, di alcuni The Games Machine vecchi, ma sfogliando questi PDF mi è rivenuta la lacrimuccia pensando a quando uno vedeva gli speciali dal Giappone, vedeva le anteprime dal Giappone, tutti sti picchiaduro, sti GDR, sti platform fighissimi. Un po' si è persa. Buon Natale Taka, grazie. Sì, si sono focalizzati sul mobile, purtroppo sul mobile, quello sì. Sì. In Giappone c'è lo Shinto, il buddismo, il coso un po'. Il cristianesimo è molto raro. Il Natale si fa tanto per, a dire la verità. Sì, che cazzo fa la Konami? La Konami che sta a fare? La Konami ha buttato via tutto. La Konami ha buttato via Metal Gear, ha buttato via Zoe, ha buttato qualsiasi cosa la Konami. Fa solo merda la Konami. La Konami è completamente la rovina di se stessa, la Konami, ragazzi. Peggio da PES, ma sti cazzi, dei giochi di calcio per me sono i peggiori esempi di videogiochi.
questo è. Con rispetto, Deo Gastia, sto parlando da in maniera scialla, Non sto, ovviamente, non è che sto a... mi sono incazzato, lo dico per tristezza. Quello è. Continuiamo, The Mall. Non so quanto sia ok entrare al The Mall col cellulare, però quasi. Ah, quello lì da lì, con un banco mi vago, ranno sponsor no te chiude okurishimashita. L'ho fatto anche quando ho fatto adesso lo sponsor per NordVPN sul video. Semplicemente questo è offerto da sponsorizzazione oppure è offerto da sponsor, da volte lo dicono. Poi mi fa gioco su giochi di carte, sì, però non so videogiochi, cioè sì, sta pure videogiochi di carte, effettivamente, però. Questa, quindi, raga. E io gli ultimi giochi che sto a giocare sono tutti occidentali. Tra l'altro. Ah, c'è il venditore di gasolina. Di Toyo, come cacchio si chiama? Di cherosene. Questa è la tipica d'inverno sendaiese. Io mi ci svegliavo la mattina quando stavo al dormitorio, io sentivo shoyu, non toyu. Salsa di soia, invece era il venditore di cherosene. Che ha fatto Lello Kawasaki? Io? Che è successo a Lello? Che è successo a Lello? Lello bello. Che ha fatto? Qua c'è Geo. Proviamo a entrare, ma secondo me non si può entrare a The Mall. Sento anche le patate da alcune zone. Ah, la patata piace. Ah sì, è lui il fornitore ufficiale del gasolio del Giappone. Kazuki Takahashi, che cos'era? Ammazza che vento, entriamo un attimo a The Mall, proviamoci, dai. Magari mi diranno qualcosa. No video, no photos. Chi era Kazuki Takahashi, il cantante di sigle di Mazinga? Chi è? Monolith, sì, ma che sta a fare Monolith, ragazzi? È sempre quello il problema. L'inventore Yu-Gi-Oh! Ah, è vero, è morto perché ha salvato tra l'altro una persona dall'affogamento, pare, no? Ciao Stefano Porello. Ci ha lasciati da eroe. Comunque il Giappone ai mondiali è stato bravissimo, anche se hanno vinto. Sì, no. Hanno giocato bene, ma io in verità non ho visto le partite, però. Però sì. Penso di sì. Ok. Anche il Movix. C'è un cammino sulla versione del bici per una sera, ma no, insomma, non è vero, ci camminiamo questi, è capitati così. Non esageriamo, non mitizziamo troppo i giapponesi, Benvenuto Reggae. Ah, ragazzi, ricordate, se volete farmi il regalo di Natale con l'abbonamentino siete ancora in tempo, Non siate timidi. Non timidatevi. Ancora versione bonus track dei dischi esclusive? Oddio, bella domanda, perché io non si può più la cosa. Effettivamente c'erano queste cose molto fighe. In Giappone i dischi vanno ancora molto, quindi può darsi anche. Oddio, che caldo. Che caldo. Ma è tutto chiuso ancora? Ah, perché apre alle 10. Ah, da paura. Magazzino fantasma. Apre alle 10, è vero. Sì, Doka, l'abbiamo detto. Le ho dette quelle buone all'inizio, Deo. Siamo a Sendai, Rage. L'eventuale sorellina per Sakura, ha pensato a Rumiko, Motoko, Fujiko? No, queste no. Ho pensato a Rei, ovviamente.
No, no, vorrei usare anche Aska, ma Aska non si può usare in Italia, perché poi gli fanno Asuka, Asuka, è brutto, non si può fare. Ma se lei dovesse chiedere quanti siate conosce Hideo Kojima, quante sue persone conosce, per certo è poche secondo me in questo momento, soprattutto dico, queste ragazze sicuro non lo conoscono, la signora secondo me non lo conosce. Secondo me è poche le possibilità. Ma neanche aperto qualcosa per far colazione, mortacci vostra. Senti l'odorino però. Apriamo tardi, sì. Servono la sicurezza, ragazzi. Bravo, comunque, Oscar Sama, colonnello. Pure quest'anno gliel'hai fatta, chissà quanti sei sommagnate. Guarda i bei cornettini qua che fanno. Apriamo troppo tardi. Qua è aperto 24 ore, quindi... Non c'è sto problema. Qua c'è la pure la panetteria, pure il panificio non è aperto. Ma guardate. Non so, questi sono tutti gli addobbi di Capodanno. Fa mettere tutti i bento, tutte le cose. Attaccano pure i negozi cosa. C'è da quei tagliachi forse. È venuto Mura. La Coca-Cola? No, la Pepsi per mangiare. Questa è una Pepsi pensata, disegnata per essere consumata mangiando pollo fritto, ragazzi. Io non so veramente. Pepsi Zero per mangiare pollo fritto. Proprio c'è scritto proprio. Fried Chicken Senyo Cola. Allucinante. Guardate qua un po'. Sì, lì noi dovresti. Un po' di sushi, un po' di binari. Pepsi al pollo, esatto. Tutti bei bento. Tutti bento, vedete? Qua c'è il cicciarolo bello, sushettino carino. Qua c'è il bel sushettino, che non so buonissimi, però. Però. La Pepsi è un po' particolare, eh? Qua c'erano tutte le insalate di patate, vedete? Tutte le varie insalatine, un po' sgatti pronti, un po' di tutto. Tutti i vari formaggini strani. Gelatini. Sentite che casino che c'è. Questo è Seiyu che fa parte di Walmart, se non sbaglio. Seiyu fa parte di Walmart. Ma il sushi al supermercato non è mai veramente buono, se non è proprio uno di questi supermercati di classe che non è questo. Sashimi va un po' meglio, voglio dire, quasi la stessa cosa, ma sushi al supermercato è che diventa duro poi il riso, raga, se lo metti in frigo. Perde proprio molto. Perde molto. Sarà carne. Si vede che è stampo americano, eh? Come supermercato questo. Ma Wagyu non c'è. Ma guardi da qualche parte c'è, ma non qua, perché qua è il pollo. Tutto un pollo! Ma nel senso magari non è male, però... Vedete? Comunque che è passato Natale, le cosce di pollo te le mettono a meno. 666, questa è a Satana, un bollo, sacrifichiamo un bollo a Satana! Questo è un ricordo di Richard dall'oltretomba, un saluto al povero Richard. Ci ha lasciato troppo presto, ha sacrificato il pollo a Satana. Guardate i bischecconi, si vede che è americana sta catena, eh? Si vede che è una catena americana di origine. Non ho visto la Wagyu però, eh? Ma comprate mettere i giapponesi qui in Italia, tipo i paesi che ci sono così. Sì, io usavo sushi si chiama adesso. Bello questo però, il pulled pork. Andavo sempre da Sushi, una catena, non una catena, un servizio. Alza, ancora poca roba, eh? A quest'ora c'è pochissima roba.
poca poca roba. Fanno un attimo, però è enorme, enorme. Vedete qua adesso è tutto addobbato a Capodanno, eh? Lo potete vedere. È tutto addobbato a Capodanno. Tutti addobbi di Capodanno. Poi sono tutti set per tutta roba per lo seci di Capodanno, tutta roba pronta per il Capodanno. Adesso è tutto da Capodanno. Vediamo un po'. Pensa che la ragu di sei, io mica lo sapevo. Ce l'ha la ragu, ah sì? Quindi non è soltanto. Non è soltanto. Però c'è, è rigoso, no? Tanto guardate, tre fragoline 1496, eh? Però è ancora della Walmart, o sbaglio. Non costano niente gli ananas, eh? 298-321 yen, molto buoni tra l'altro, molto buoni. Benvenuto a Grand Rock. Questo è Seiyu. Qua mole porte di Natale, se vi tirano in faccia. 2007 però. Vedete qua ci sono tutti i mochi. Vedete? Questo è tutto per Capodanno. Oh no, è morto. È morto. È morto. Fermi tutti. È morto. Allora, dobbiamo passare a mano, ragazzi. È successo. È successo. Il gimbal ci ha abbandonato. Pescare fama. È morto. Riposa in pace. Ora inizia la versione più wild durante la puntata. Ok. Ok, ora non siamo più. Aspettate, metto un attimo il stabilizzatore on. Morto, bevuto Hattoni, pit stop. Prima l'ha battuto, rip. Questi sono tutti, e cambia, eh? Bello. Cambia più, eh? Eh sì, ci stava. Questi sono tutti i moci di Capodanno, dicevo. Vedete? Anche col finto mandarino sopra. Vedete? Anche con la. Che è l'anno del coniglio quest'anno? Mi sa proprio di sì. Vedete? Molto carini, i moci, che poi vedete qua, ci sta tutti, perché sta tutti i moci, che questi pure si possono mangiare, ma questi sono più ornamentali, poi dopo te li mangi, questi invece sono quelli da cuocere, e gli azzurri. E questi sono tutti, di cose di Capodanno, vedete, ricordano anche quelli di Natale, quindi vedete se addobbi a Capodanno, vedete, stanno i rami di pino, 300 yen a ramo, 327 yen, qua tutti, ci ho fatto un video ragazzi a riguardo, al riguardo. Non mi ricordo adesso tutti i simbolismi, però ci ho fatto un video in cui le spiego. Mi raccomando, andate a vedere. Niente, continuiamo. Buonasera, sono uno studente di Giappone del secondo anno, Catania. Il professore mi ha detto un viaggio di studio da durata di 6 mesi, che inizierà ad ottobre dell'anno prossimo. La località è Hirosaki, con l'università del posto, chiaramente. Tu conosci la prefettura o comunque qualche posto lì? No, in verità no, purtroppo no. Non conosco, controllo un po', però... è un'occasione, quindi facci, soprattutto se sei pagato, comunque ti pagano una parte dello studio, non devi pagare le tasse universitarie, questa roba così, facci assolutamente, a prescindere. 6 mesi poi, voglio dire, sembrano lontanti, ma volano subito, non ti preoccupare davvero. Questi pure ci ho fatto, ho spiegato tutto, ragazzi, non mi ricordo più niente, però ho spiegato tutto, tutta sta roba sugli abbonamenti, sugli addobbi. Fate abbonamento però, eh. Fate abbonamentino, eh. Allora, ecco tutti i disegnini. Circa 2 euro, sì. 45 minuti si arriva a Omori. Allora sta da ste parti però, non sta lontanissimo.
se il capodanno cinese è gennaio febbraio, ma già poi l'anno del coniglio entra più un po' si accavalla tutto effettivamente. C'hanno sto doppio cosa che fa pure il calendario cinese, però poi lo fanno col calendario occidentale. Belle torte qua, belle torte, belle torte. E quello è. Abbonatevi. Spammino nella cosa abbandonata, ragazzi, siamo 200, di questi 200, 150 non sono follower del canale. Piccolo click, 5 mesi di secondo, se siete in Giappone direttamente il palmo della vostra mano, non siate timidi. E se volete aiutare il canale con Amazon Prime, potete farlo gratuitamente, ricordatevi che Amazon Prime vi permette di abbonarvi gratuitamente, se no qualsiasi altro tipo di abbonamento siete supereroi a prescindere, quindi non siate timidi, seguite il vostro cuore, mi raccomando. Panettone non c'è, sì. Potete scaricare tipo YouTube, andate a iscrivervi a YouTube subito. Subito, andate a iscrivervi su YouTube, per l'amor di Dio, andate a vedere tutti gli 800 e passa video. I corsi di luna sono offerti, poi sarebbe a vedere per la casa, che a quanto ho capito gli studenti che sono lì adesso non viene molto al mese, sono molto promettenti, infatti ne ho già parlato i miei, mi hanno dato cosa, facci ragazzo mio, anche se una spesa è piccola, minima, magari lo pagano pure l'aereo se sei fortunato, o se ti danno anche una sola un pochino d'aiuto economico a livello dell'università, che ne so, ti dà un tot al mese per questi 6 mesi, è un'esperienza da fare, perché comunque sennò poi va a finire che tanta gente, lo sai che a me mi ha sempre fatto incazzare che l'azienda, la facoltà mia, studio orientali a Roma, buttavano le borse di studio perché la gente non ci voleva andare, solo che poi la stessa gente che non si pigliava la borsa di studio e ti permetteva di venire in Giappone sia senza pagare le tasse universitarie, sia spesso se c'era la borsa del vera ti dava pure un tot al mese, invece di andare con la borsa di studio, poi dopo qualche anno dopo si pagavano la scuoletta di lingua che vi costava 5.000 euro l'anno ed erano contenti così. Per me questa è una grandissima cazzata, quindi sfrutta assolutamente l'occasione e via. Sì, nevica Omori, nevica. Branco di paguri, bravo, esatto, Minotauro, bravissimo, i miei paguri. Mamma mia, sono le 9:21, siamo a 2 ore di live, il gimbal ci ha abbandonato completamente, siamo adesso a mano, ci ha lasciato a mano in mano. A Sendai non fa molto caldo d'estate, sta bene. Più che altro sento che può essere un'opportunità che ti apri i fronti linguistici e ti sblocca dal punto di vista che non c'è più tanto fine tra l'Italia e il Giappone. Insomma, senti, sì, assolutamente confidenza con la lingua. Inoltre, non è importante, fa sicuramente curriculum. Esatto, fai bene, pensi bene. È giusto come pensi. Va bene. Ok, sono nato a Roma, rispetto a Roma fa freddo, che è questo? Distributore di polpo sotto aceto, diciamo, e polpo semplicemente bollito. Questa è la zuppa di pinne di pesce squalo, brutto, questa cosa qua. E poi tante altre belle cose stanno i shirasu, come si chiama? Lattarine, ma cacchio si chiamano. Ma invece, poi tutte le ostriche. E... Gyudan o Namban miso. Quindi il miso con Gyudan e Namban, Lao Namban, immagino il peperoncino. Gyudan, tutti distributori particolari, Bulgogi. Ma non, tanto non so cotti, quindi che cazzo compriamo? Un polpo, esatto. L'anno di Natale che ho apprezzato quest'anno, ancora non ho ricevuto nessun regalo, quindi i vostri abbonamenti, grazie. Sono queste prossime vacanze in Giappone, che mese consigli? C'è qualche agenzia particolare? Agenzia non saprei dirti, senti magari Marchino in Giappone, che è un bravo ragazzo che organizza tante cose. Però per il periodo, ma
estate fa molto caldo, ma c'è tanta roba da fare, stanno i mazzuri e stanno le belle cose. E vabbè, ma fa un caldo della Madonna. Primavera ci vengono tutti, ma è il periodo migliore, sinceramente. Però è pieno di gente, dipende da cosa vuoi fare. Ups. Cazzo. La pula! Sono arrivati per me. Stanno tante ibride, eh? Tutte le macchine ibride. Ce ne sono parecchie. Porca miseria, ora siamo in una situazione un po' particolare. Torniamo verso la metro della JR, va, che più a JR. Benvenuto. Uno della Richard Milizia, mitico! Ma tu sei un... Ma tu, ma chi sei? Ma chi l'ha fatto entrare questo? Scusate, chi l'ha fatto entrare questo? Ma chi è questo? Mitico. Mitica Richard Milizia. Andiamo, andiamo, abbiamo la metro diretta. Perché a me sono arrivati dei poteri. Prima abbiamo trovato una coscia di pollo che costava 666 yen, carissimo. Era un pollo offerto a Satana, senza ombra di dubbio. Benvenuto Jolly Roger. Era un pollo offerto a Satana. Mi dico Richard, pace all'anima sua, del Natale del male. Mi dico, mi dico. Ma tu sei, io sono da Hollywood. Eh sì, io, Fassbinder, George Clooney. E vediamo, vediamo, continuiamo. Andiamo, andiamo. O prendiamo la metro proprio. Che facciamo? Benvenuto Jack Garrett. Tabu Voodoo. Ma vi siete mangiati i panettoni con la cioccolata? Vi siete cacati sotto, come? Vi siete abbuffati. Sì, la puoi riprendere, purtroppo però ho messo per gli abbonati, quindi guarda, faccio uscire poi tra qualche settimana su... Però se trovi il clip, qualcuno l'ha messo, qualcuno faccia il clip del pollo 666, per favore, e poi lo trovi tra le clip. Però tanto questa la ricarico su YouTube, sul secondo canale però, punto esclamativo YouTube 2. Jarfield, Harry, John Benson. Andiamo, andiamo, andiamo. Qualcuno passi il clip del pollo satanico alla milizia, per favore. Passate il pollo satanico. Perché a me sono arrivati dei poteri. Andiamo, andiamo. Welcome, my friends, to the show that never ends. Andiamo avanti. Ma andiamo avanti. Ok, si va. Consiglieresti più iniziare l'università qui? Benvenuto Nordbart. Consiglieresti iniziare più qui e fare un anno lì tra lo scambio studenti oppure venire a studiare la prima lingua dalla scuola? Entrambe le possibilità sono buone. Dipende da che tipo di esperienza vuoi fare tu molto. Pure l'opzione di venire a entrare a scuola e poi provare a entrare all'università non è male. Ti viene a costare di più, sicuramente ti viene a costare di più, però quello è il problema. Vi siete ingozzati di pandoro, uova, la cioccolata, capisci? Bravo, giustamente la milizia, sa bene, la citazione purtroppo è un po' carente nelle vere parole. Sono tra i più. Andiamo verso la metro, ragazzi. Mi dispiace Norbert che sei arrivato appunto proprio quando è morto il gimbal. Se ti riprendi tutta la parte prima della live
era già super stabilizzata. Purtroppo non ho caricato il gimbal, non ho portato il caricabatterie. È tutto super stabilizzato, non ti preoccupare. Sei capitato male a livello di tempistica. Si è scartavetrato tutto, si è incasinato tutto. Beh, no, io sono iscritto alla vostra pagina, non so se tu sei proprio dentro la milizia, al gruppo, ma poi vabbè, io Richard lo seguo da una vita, non sono mai stato il grande esperto di Richard, però mi ha sempre fatto molta compagnia e mi ha fatto molto dispiacere quando ho saputo che però a mancare Richard Benzoni. Uno stile Richard Benson come punti, sì, dovrei fare. Benvenuto Kander. Dicevo, purtroppo carissimi, era stabilizzata fino a mezz'ora fa la live. Purtroppo adesso è crollato il nostro caro stabilizzatore e non lo posso usare, la userò la prossima puntata. Sì, oggi, perché oggi è vacanza pure io, ho preso vacanza io. Giorno di vacanza, quindi faccio la live più lunga e quindi non ce l'ha fatta il gimbal, non gli ha retto. Sono attivo come immagino non lo sia più nessuno dopo il suo decesso, sai, purtroppo che presa male è stata, prima o poi sarebbe successo, però grande esperto di musica, voglia, Benson era bravo davvero, era bravo davvero, mica come coso, come si chiama quell'altro là, il milanese, come si chiama quello là, evidentemente non ha tanti soldi, come diceva Richard, evidentemente non ha tanti soldi, Pino Scotto, sì. Il dissing di Richard elegantissimo a Pino Scotto fu molto bello quello, però insomma Pino gli spicciava casa Richard, quando verrà a Tokyo in vacanza vorrei più tornare, goditela senza essere troppo ingarellato, vai Jack, io ho lavorato, vaffanculo, vai a lavorare, io lavoro 30 anni in fabbrica, grazie Metz per l'abbonamento, buon Natale, cioè buon Santo Stefano ormai. Mi spiace che abbiate peccato la parte non stabilizzata della live, ma ci ha abbandonato lo stabilizzatore, ha scaricato fabbriche nei camion, però stanno le biciclette, però giustamente corrono sulla pista ciclabile. Auguri, ma buono ragazzo, è tutta una bella cosa. Mi ascolto scaricarmi per 30 anni a Tokyo, esatto. Pino Scotto, vai Jack, che poi no, c'è stato pure che ha risposto male, tipo, ha fatto pure una battutaccia Pino Scotto prima, no, quando è stata la morte di Richard, poi dopo si è rimangiato tutto, ma io ho sentito pure Esther, adesso che rilassare, grazie, lui come sempre fa parte lui del Osamas, grazie, hai visto? Qui fa parte del comitato dei Sith e li vengono a lavorare quando i Sith non sono più in grado di combattere per l'impero, li mandano a lavorare per strada con le spade laser, e è tutto molto bello. Molto bello ragazzi, potete scaricare su YouTube, andate a pescare su YouTube, oltre 800 video sul Giappone, dal Giappone super stabilizzati, mi raccomando. Noi entriamo un attimo alla JR e poi se ne andiamo bellamente a fanculo, oppure entriamo da Ikea, no, abbiamo anche il 17% di batteria, mi sta abbandonando tutto l'attrezzatura, quindi è il momento giusto, mi sta dicendo il computer, tutto quanto, il fato, dice vattene a fanculo, fammi questa cortesia, ed è così ragazzi.
La più grande fretta del Giappone d'Italia, la prima che ti viene in mente, oddio, non è una cosa facile, che è tutto plastificato, polizia, sì, dove si vede, dove non si vede, però wow, senti che stanno a fare, che i treni arrivano in orario, lo trovo in bacchetta a 15 euro, ma non è vero, questo me l'hanno fatto degli artigiani americani. Vedete qua la parte tutta intarsiata, fatta a mano. Tu la prendi il bastone, pam, fai così e diventa un'arma. Va buono, va, va buono. Troviamo un punto carino che ci salutiamo un attimo. Magari facciamo delle combine. Facciamo giro al combini e poi ci salutiamo dentro un combini. Va buono. Eh? Clippate, clippate. Ma clippa tutto. C'è sangue dappertutto. Sangue dappertutto. Com'è? Un amico mio ci ha pensato, è morto. Non bisogna mai pensare due volte. Un amico mio amico ci ha pensato, è morto. O sei tra i più, sei tra i più. Tutti i pezzi come te fatti male, li sto citando male, ma va buona così. Vi dovete spaventare. Comunque se vai sul mio canale YouTube, qua e là ci rimetto sempre citazione a Richard, non sempre, ma cioè, ho detto prima le metto sempre, poi dico non sempre, pure sono rincoglionito, però ogni tanto ci stanno le citazioni a Riccardone. Ok, non sei più rock. Vede, Shonen Jump di fine anno, tutti riuniti qua, sono tante belle cose. Come sempre, tavernello number one in Giappone, tavernello immancabile, stronghino, il tavernello, ragazzi, quello di classe, però, eh. Onigoroshi, ho saputo che va di moda l'onigoroshi per qualche anno, ma io lo bevevo 10 anni fa, 15 anni fa, sempre avanti, raga. Sempre avanti sono stato, c'è poco da fare. Il mondo purtroppo non era avanti come me. Mi sono un po' bruciato. Questo è il problema. Ero troppo rock prima. Il mondo non era pronto per me. No, quello è quello buono, eh? Il tavernello buono. Ok. Va bene, ragazzi. Io usciamo un attimo e vi saluto, va. Poi se no, bel casino, c'è il 14%. E dire, è stata una bella live old school, finalmente rilassata, senza problemi. La bocci di rock, sì, l'ho sentito. E l'anime della season, lo proverò a vedere. Bocci di rock. Grazie ragazzi, è stata una bella live rilassata, finalmente ad orari per il Giappone più consoni. Spero di poterle fare più così, magari la prossima volta tutto carico facciamo un'oretta in più, però 2 ore e 19 ce le siamo fatte. Siccome è inverno e il cellulare pure non tiene botta, così la live il primo dell'anno non lo so, però facciamo il 2, faccio la live, cioè per voi è il primo dell'anno, quindi andiamo a vedere sia la prima vendita dell'anno, la Azzurri, e sia sì, passiamo a siamo a qualche santuario, perché no? Grazie, c'è ancora il tempo per followare se non avete followato, ricordatevi di andarvi a iscrivere se siete nuovi e non l'avete fatto, punto esclamativo YouTube, andatevi a iscrivere a YouTube perché ci sono tanti video sul Giappone, ci tengo tantissimo,
Se volete recuperare le vecchie live e non siete abbonati, ci sta YouTube 2, le ricarico dopo un tot, le trovate lì, anche questa la troverete lì, c'è su YouTube 2. Sto su Instagram, se volete vedere un po' cose così. È venuto Michele Goku. Prossimi appuntamenti, che giorno è sabato? Che è il 31, il 30? Che cos'è sabato? Come capita? Il 31, eh? Perché ci sarà la live di venerdì notte, sì, la faccio sicuramente. Quindi sabato 31, però da voi è ancora venerdì notte, venerdì 30. Quindi live sicuramente di Capodanno e live il 2, che da voi è ancora l'1 però. Quindi a cavallo tra il 30 e il 31 e a cavallo tra l'1 e il 2. Non tra il 31 e l'1 non ci sarà la live. Non credo di farlo, poi magari mi sveglio presto e la faccio, non lo so. E uscirà il video, devo ancora montarlo, devo ancora farlo, ma il video di Capodanno sul canale YouTube. Raga, punto esclamativo YouTube, il canale del male. Nessuno ha scritto ancora YouTube, dovete andare a scrivere su YouTube. E facciamo il Capodanno del male, sì. Andate a scrivere su YouTube subito, fatelo subito, mi raccomando. E che dire, quindi? Grazie ai moderatori per aver moderato, grazie agli abbonatori per aver abbonato, grazie ai followatori per aver followato, grazie ai lurcatori per aver lurcato. Ci vediamo per l'ultima live dell'anno. Ah! È vero, aspettate, fermi tutti, ho detto una cazzata, perché il 30 ho in programma, se non ci sono problemi, live da casa, 30 presto, 30 in Italia mattina, verso le 8, live con Spinacio e Dark Side of Japan, vero, Marco Dark Side of Japan, è vero, ci sta anche questo in programma, stavo per scordarmela, e questo è. Ah, ultima cosa, se avete fatto l'abbonamento potete entrare nel gruppo privato, chiedete a Goodfeller magari di mandarvi il link per il gruppo privato di Telegram, quello che è uscito adesso è il gruppo pubblico, alle 8 penso di sì. Elena, oddio, sentiamo pure Elena, però deve essere più una cosa old school, proprio io, Spinacio e Marco, proprio così. Sì, con Marco, stavolta faremo un sacco di. Faremo un sacco di. Delle cazzate che si dicono sul Giappone ultimamente. Non dico che faremo dissing, però analizzeremo un po' fake news sul Giappone. E faremo una live abbastanza hardcore, mi sa. Stavolta mi sa che la voglio fare bella hardcore. Per parlare di tutte le cazzate che si dicono sul Giappone. Qui ci vediamo, sì. 32 volte. Macello, sì. Sacco di live, raga. Followate e lo saprete. Grazie a tutti, buonanotte, buon Santo Stefano, buone feste, ci vediamo presto. A frappè.